Buonasera, mi chiamo Arnie. Sono il fratello di David. 7 anni fa, con mio fratello, abbiamo iniziato questo business al lago Cavagnac e ora lavoriamo con persone che arrivano da ogni parte del mondo. Inglesi, tedeschi, italiani, spagnoli e anche francesi. Cavagnac. Mi trovo davvero su quella sponda, a 900 chilometri da casa, in un paradiso terrestre. Mi aspetta una caldissima settimana da sogno. Da ora in poi, la vivremo insieme. Partiamo! Nel lago sono presenti carpe comuni, amur, tinche, gardon, lucci, ma non ci sono storioni, gamberi, prem e pescigatto. La profondità del lago, nella postazione canale, arriva a 3,60 m, mentre in tutto il resto del lago va da 1,80 m a 2 m. Ma ci sono alcuni scalini in cui la profondità è di 1 metro. È perfetto pescare lì. Questo lago, nel passato, è stato di proprietà del castello dietro le mie spalle, per 3 generazioni. E noi siamo stati in affitto per molti anni. Parlando di pesca, qui vince la semplicità. Non complicate i vostri rigs, ma utilizzate montature basilari, innesco singolo, affondante, con ami del 6 oppure ami del 4 per gli snowman, ed è tutto assolutamente perfetto. Io consiglio sempre di provare le boilies del lago. Molte persone arrivano con la macchina portando le proprie boilies, ma il giorno dell'arrivo consiglio di innescare le nostre, non tanto per una questione di qualità, ma solo perché i pesci vengono nutriti ogni giorno con queste e molte volte rende più facile la pesca, aiutandovi ad avere qualche cattura in più. Le particles lavorano molto bene. Vi consiglio di usarne un po' la mattina,
Le potete comprare da noi. Ad esempio, se comprate 3 secchielli, il quarto è omaggio. Se ne comprate 10, 4 sono omaggio, eccetera. Non usate le granaglie su tutte le canne, ma concentrate la pasturazione su uno spot. Qui la mente si svuota. Il canto delle rane ti accompagna verso la sera. Gli animali sono i padroni di casa. Ti permettono di essere loro ospite e di osservarli da vicino. Molto vicino. Aspettavamo con ansia questo momento. Le temperature si abbassano. L'acqua si ossigena. Un forte temporale sta arrivando. A proposito di servizio, noi cerchiamo di provvedere nel migliore dei modi. Se avete bisogno, vi aiutiamo in tutto. Vi possiamo consigliare i rigs, possiamo andare insieme con la barca e farvi vedere gli spot migliori. Con la formula Drive and Survive vi noleggiamo solo la postazione. Dovrete portare con voi tutta l'attrezzatura, cibo e tutto quanto verrà gestito da voi. Nel pacchetto All Inclusive troverete un bivi a testa, il lettino, la sedia, il pod, 3 canne e il cibo. Voi dovete portare i mulinelli, gli avvisatori, il sacco a pelo e la minuteria. Il cibo viene consegnato direttamente in postazione, la colazione è alle ore 9 e la cena alle ore 17, così che non dovrete lasciare da sole tutte le vostre canne senza poi disturbare le postazioni. Just for you.
Carp Madrid? Carp Madrid sarà il primo carp show in Spagna. Mio fratello è l'organizzatore e sarà lanciato a giugno del prossimo anno. Saranno presenti grandi aziende del settore e siamo sicuri che sarà un successo. Sì. Penso che sia importante chiedere informazioni a me, a mio fratello oppure a Mike, il nuovo guardiano, perché conosciamo il lago, conosciamo gli spot. E quando si va in qualsiasi lago, ogni volta è diverso, è una novità, la pesca è differente. Noi siamo qui ogni giorno, tutto l'anno. Chiedeteci tutto a inizio settimana. Non aspettate 5 o 6 giorni, o potrebbe essere tardi per i consigli. Come dicevo, la semplicità vince qui. Un piccolo amo del 6, una boilies singola e una treccia non guainata aumentano la possibilità di cattura. Ora passiamo al capello. Scegliamo la giusta lunghezza. Io posiziono la treccia qui, alla curvatura dell'amo, e vado a serrare con un nodo. Tornando sempre indietro, dentro. Eccolo qua. Molto semplice. Mettiamo la pasta di tungsteno perché ogni treccia galleggia. Ricoperta o non ricoperta. Di solito faccio di 25 centimetri. Come questa. Quando metti la pasta, quando rilasci il tuo rig sul fondale dello spot, non deve mai essere completamente tirato, perché quando il pesce arriva da questa direzione, normalmente ci sono grandi possibilità di perdere la cattura. Quindi, quando calate, la pasta farà cadere il rig in questo modo. Mai tirato. Così il pesce arriva in questa direzione e vi è una maggiore possibilità per il pesce di prendere la boilies e l'amo. Io preferisco, per questo lago, una treccia morbida. Il fondale del lago è quasi melmoso e la treccia morbida rende la calata pulita. Perché succede, a volte, che la treccia ricoperta vada qualche centimetro sotto il fango.
Mentre con la treccia morbida e la pasta, tutto è piatto, sempre perfetto. Normalmente non metto mai tubicini in questo punto, perché i pesci del lago mangiano dall'alto al basso. Quindi se c'è il tubo nella curva dell'amo, io penso che sia facile per il pesce espellere l'amo. Quando invece è libero, il peso della boilies aiuta l'amo a rimanere all'interno della bocca del pesce. La speranza è stata davvero tanta. Ci rendemmo conto che l'unica cattura sarebbe stata quella sfortunata slamata del terzo giorno. Ma sapete una cosa? Il viaggio di ritorno è stato ancora più bello dell'andata. Ci siamo divertiti fino alla fine. Abbiamo passato una settimana indimenticabile. Ci siamo fatti un sacco di risate. Ne abbiamo combinate di ogni. Ci siamo rilassati. E non importa se abbiamo abbracciato o meno una carpa, perché abbiamo vissuto una settimana da sogno.